Chiara Colizzi, doppiatrice, dialoghista e direttrice del doppiaggio. Chiara, lei è figlia d'arte, suo padre Pino non ha bisogno di presentazioni, sua madre, Manuela Andrei, diplomata all'Accademia di Arte Drammatica, ha recitato in teatro, televisione e ha svolto un'intensa attività nel doppiaggio. Quali insegnamenti dei suoi genitori ritiene siano stati più utili per la sua affermazione di doppiatrice? Parlare di insegnamenti non è del tutto preciso, perché fa pensare a una cosa più a tavolino, anche se invece è chiaro che un genitore insegna con l'esempio. Io ho avuto la fortuna di avere una madre, diciamo che come qualità principale ha il talento e poi lo studio, perché la diplomata indubbiamente, quindi anche lo studio, ma soprattutto talentuosa. E un padre molto rigoroso e molto studioso. Diciamo che tra loro due lei era la vera parte artistica e lui la parte professionale. Quindi è stata una bella unione. E io spero di aver preso un po' da tutte e due, un certo modo di avere una sicurezza del proprio mestiere dovuto allo studio, ma anche quella sana e bella follia e istinto che può dare un talento come quello che aveva mia madre, che poi le è costato anche una scelta dolorosa, perché lei, tu dici un'intensa carriera di doppiaggio, forse intensa perché ha fatto delle belle cose, ma non abbastanza secondo me per la sua bravura, perché e anche in teatro ha smesso troppo presto, perché il suo talento era accompagnato da una grande paura, come quando una cosa ti viene talmente bene ma non sai neanche bene perché hai questa carica e questa potenzialità, poi ti manca il terreno sotto i piedi. Per cui secondo me lei si è un po' anche ritirata, perché soffriva troppo all'idea di passare una vita ad aspettare una parte, a lavorare su una parte. Insomma, era, nel suo caso il talento doveva essere accompagnato anche da una voglia di soffrire, e non ce l'aveva evidentemente. Un peso anche questo talento. E suo padre, lo dicevamo, è un attore e doppiatore di forte temperamento. Che differenze avverte quando è diretta come doppiatrice da suo padre rispetto a quando si confronta con altri direttori? Mio padre ormai sono diversi anni che ha deciso di non dirigere più, e purtroppo coincidono con gli anni in cui forse io avrei potuto lavorare di più con lui, perché prima, per un fatto sempre di serietà, lui mi ha distribuita sempre quando era necessario. Di recente ho letto su un blog che ero distribuita spesso nei film di 007, il ruolo della donna bella e buona, ma insomma ci sono tante direzioni che ha fatto mio padre dove io potevo anche essere distribuita e non l'ha fatto per correttezza. Perciò io mio padre me lo sono goduto poco come direzione. Una cosa è certa, è un uomo che ha sempre saputo riconoscere il talento, uno se l'è sposato per dire, e quindi sapeva, mio padre ancora lavora, non fa il doppiaggio, insomma sa riconoscere una persona, un artista, un attore, e sa farsi da parte, fare spazio. Quindi quello che notai è che dava delle indicazioni, ma poi era assolutamente libero e umile di accettare il suggerimento dell'artista. Lo ha fatto con altri colleghi, l'ho visto, insomma, e questa è una cosa che mi piace molto sua. Mi piace molto quando riconosco che dei direttori hanno questa qualità, quella di non imbrigliarti in una recitazione voluta da loro. O alle volte dico anche questa cosa, troppo fedele all'originale, noi stiamo facendo una traduzione e per restituire un'emozione forse abbiamo bisogno di suoni che ci appartengano un po' di più che quelli che somigliano alla versione originale. Allora, quando riconosco in dei direttori che mi mettono a mio agio, oggi come oggi non sono così tanti direttori, perché il lavoro si è, anche io sono una direttrice, quindi ce lo siamo un po' diviso in tanti, e forse è il mestiere meno, dove ci sono meno professionisti, quello dei direttori. Non tutti ce lo meritiamo di dirigere,
Quando capita di trovare un direttore che ti sa aprire degli spiragli nel tuo bagaglio, nelle tue intonazioni che sono magari sempre le stesse, invece sa guardare, sa darti un'indicazione. Non saprei fare una differenza tra mio padre e gli altri, ma insomma la faccio volentieri tra tutti quelli che ci sono. Insomma, non... siamo un po' abbandonati ultimamente, però insomma poi ci sono quelli che curano molto. Vabbè, questo è un discorso un po' delicato, perché insomma... Sicuramente un bravo direttore deve saper cogliere tutte le potenzialità dell'attore che ha dall'altra parte, quindi anche saper spaziare, saper osare. Forse i direttori di oggi osano un po' poco. Osano, hanno tanti, purtroppo hanno anche tanti obblighi verso, certo, le committenze, hanno poco tempo per sperimentare, ci sono tante cose che non gli permettono di crescere, anche il fatto di non avere avuto chi glielo ha insegnato questo mestiere. E poi di combattere con quello che una volta anche io dicevo, cioè che non basta avere una bella voce, allora bisogna essere questo, 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 questo. Invece secondo me oggi sarebbe così importante avere rispetto delle belle voci, perché poi sono quelle che rimangono nel cuore delle persone. Quindi saper avere un bel materiale col quale lavorare e poi tirar fuori anche i sentimenti, però non partire da la vocetta insignificante sperando di tirar fuori un'emozione che invece non vibra. E lo diceva, lei è anche direttrice del doppiaggio. Quando è lei a dirigere i suoi colleghi, sente di uniformarsi di più all'esempio di suo padre o a quello degli altri direttori? Somiglio molto nei modi a mio padre, non certo nella capacità di ottenere dei risultati né nella sicurezza. Sono molto ancora incerta alle volte. Io ho fatto poche direzioni, ho fatto 3 direzioni di film e i dialoghi sono di queste 3, non di 3, anzi di 2. Ho fatto 2 adattamenti, non è che sia una grande dialoghista. Certamente mi fa piacere fare i dialoghi di un film, perché mi rendo conto che il film lo si capisce bene quando lo si adatta al dialogo, nelle sfumature, e a quel punto il lavoro, il grosso del lavoro è fatto. Anche se ci si affeziona molto alla versione originale, però a quel punto si ha quella serenità di poter dire: vediamo come, che cosa mi suggerisce l'attore che sta recitando il ruolo. Nei modi somiglio molto a mio padre, ma perché gli somiglio fisicamente, gli somiglio nel cinismo, nella ruvidezza, anche nell'umiltà di cui parlavo prima. Sì, somiglio sicuramente più a lui che a altri direttori. Tutte qualità forse che servono per fare una buona direzione. Cinismo forse anche nel avere il coraggio di fare alcune scelte e quindi poi portarle, diciamo, avanti, a termine, anche se all'inizio possono sembrare scelte sbagliate, che poi invece magari si rivelano con il tempo scelte giuste. Ho avuto pochi ostacoli per ora, eh. Bisogna vedere come reagirò quando magari mi metteranno dei bastoni tra le ruote, se capiterà ancora, bisogna vedere se avrò la forza di dire no, qua, così. Bisogna prima acquisire quella sicurezza per poi poterlo fare. Ma sicuramente una qualità che spero che arrivi nella sala dove dirigo io è che si deve stare sereni, stiamo facendo un lavoro da privilegiati, che non va fatto con l'ansia di un lavoro di corsia in pronto soccorso, ma va fatto permettendo all'attore di stare bene, di avere la serenità di non correre a destra e a sinistra. Insomma, il clima per me diventa importantissimo, soprattutto nel momento storico in cui stiamo lavorando. Dopodiché devo dire che anche in lavorazioni dove in altre situazioni mi hanno detto la committenza entrava a gamba tesa, sarà che in alcuni casi ho capito quali erano le esigenze, io mi sono trovata a lavorare molto serenamente, senza mai neanche avere la presenza della committenza, né telefonicamente né fisicamente. Può darsi che non lavorerò più con questa committenza, ma comunque la mia esperienza è positiva. Spero, forse il direttore come grande mediatore, insomma, tra gli attori dal leggio e dietro magari la committenza a monte. Lei non voleva intraprendere la carriera dei suoi genitori. Può dire ai visitatori del nostro sito i motivi che non la spingevano verso il doppiaggio e poi invece i motivi che in seguito, e per fortuna dei suoi tanti fan, l'hanno spinta anche verso il doppiaggio, anche in relazione alle aspettative di tanti ragazzi che vogliono intraprendere oggi l'attività di doppiatore? Ma forse quando ho detto che non volevo fare il doppiaggio,
mi alludevo a un periodo in cui mi pesava molto il confronto, o forse non volevo veramente dire qual era il mio desiderio. Io sono certa che quando ero più ragazzina mi sarebbe piaciuto fare una scuola d'arte che includesse la recitazione, una sorta di accademia. Gli anni in cui mi sarebbe toccato si diceva che l'accademia non fosse così formativa, non fosse così importante. Mi ricordo che io allora affiancavo agli studi una vita intensa di sportiva, e quando parlai a mio padre dell'eventualità di fare l'accademia, lui mi disse che se avessi voluto lavorare avrei potuto farlo con lui, ma non ci sarebbero più state gare di sci, che era il mio sport, eh? E io pensai, ma io che mamma che me lo fa fare, io lo sci. Per cui mi presi il mio bel diploma di maestra di sci, se si può chiamare diploma, insomma il mio tesserino, e poi le circostanze della vita mi hanno avvicinata di più al doppiaggio, l'esigenza di voler andare a vivere da sola e il fatto che questo mestiere mi stava permettendo di avere dei soldi più facilmente che se avessi scelto un'altra professione. Avrei voluto anche studiare, mi sarebbe piaciuto studiare, fare l'università, ma per esempio avrei voluto fare filosofia e pensavo chissà che cosa mi riserva, però poi dopo l'insegnamento, non certo la filosofa e basta. Perciò accantonai un po' di cose e nel frattempo i mesi passano, gli anni passano, succedono delle cose, la voglia di andare a vivere da sola appunto, e ho incrementato il lavoro. Dopodiché ho cominciato a vedere che mi dava anche delle soddisfazioni e quindi è iniziata così. Poi poi da una parte posso aver avuto anche il rimpianto di non aver provato a fare l'attrice, non perché questo lavoro non ripaghi o non dia abbastanza soddisfazioni, perché le dà, ma perché mi sento di aver fatto molto meno di quanto invece può essere un lavoro artistico che fai, che costruisci da te. Noi insomma andiamo un po' come ricopiare, come colorare un quadro già dove ci sono scritti i colori. C'è meno libertà, c'è nei meno tempi libertà, di recitazione. Lo puoi fare benissimo, la pennellata comunque è importante, però insomma il quadro l'ha fatto un altro. E abbiamo detto di lei appunto che è figlia d'arte ed è una delle più importanti doppiatrici italiane. Lo storico del doppiaggio Gerardo Dicola afferma che è facile entrare nel mondo delle voci se si è figli di doppiatori, ma è impossibile entrare nella categoria extra se non si è bravi. Quindi lei sente di essere molto brava? Quando ho letto questa, cioè quando mi ho immaginato di dover dare una risposta del genere, ho detto ma che dico, sì? Allora io penso di aver fatto delle cose molto bene. E con la stessa mancanza di modestia dico che forse sono tra le cose più belle che ho sentito fare nella mia generazione, diciamo. Però ti posso assicurare che ci sono delle cose che invece non riesco proprio a piacermi mai. E mi piace di me il fatto che ogni volta io entro in un conflitto interiore, come faccio? Mi rimane una freschezza, se vogliamo, dovuta al fatto che sono smarrita in certe situazioni e che questo si coglie. E perciò magari sembra un'interpretazione molto che trasmette delle emozioni, perché la mia emozione è quella di smarrimento totale, non so dove sto andando a parare, se sto soltanto abusando di un mestiere e di suoni che so che sono furbi e che funzionano, o se veramente sto mettendo del cuore. Ci sono delle mie colleghe straordinarie, tra l'altro tra le donne veramente io potrei dirti, e solo di quelle ti parlerei, qualità di tante, e ci sono alcune che invidio per la loro anche genialità, cosa che io non riesco a trovare. Penso per esempio a una Greganti. Ecco, è un'attrice secondo me geniale, riesce a trovare dei suoni per esempio su delle cose comiche, è unica, ma tantissime.
senza toccare la Dimeo, che per me è la summa di tutto quello che deve essere questo mestiere. Anche parte di una generazione comunque precedente. Però comunque invade... La generazione dei sì, grandi invade maestri tutti, del doppiaggio. E anche oggi. Però anche... poi ci sono delle... Ecco, il Paila Pavese, più, sto andando più verso il comico, perché evidentemente lì ci deve essere qualcosa di più. Ci deve essere qualcosa che non è soltanto la bella voce, il saper dire, il sapersi commuovere, ma ci vuole un guizzo. E loro due, ne ho citate due perché sono tra quelle che magari si citerebbero di meno, nonostante invece siano straordinarie. Ma mi piacerebbe dire le qualità di tutto, della Martello, della Boccanera, della De Bortoli, della Fiorentini, della Catani, della Cassiocci. Cioè, mi piacerebbe dire cose belle di tutte, anche perché di donne noi siamo... tante e tante brave. Poi ho toccato una fascia che mi appartiene, più vicina a me, ma potrei spaziare. Lei va spesso al cinema a rivedersi, a rivedere le sue interpretazioni? O le vede magari in TV dopo qualche anno o in DVD? Spesso no, però se riesco sì. Se devo fare una scelta di un film, spesso vado a vedere un film che ho fatto, ma per un fatto anche proprio di correzione, di interesse, anche perché noi non li vediamo i film, non li vediamo, non sappiamo come neanche alla fine come erano. E poi in alcuni casi vedere il film mi è servito anche per capire se cioè come ho lavorato con quel direttore, perché se e anche come lavorare da direttrice, perché ci sono dei film dove ho detto: vedi, qui se mi avessero detto questa cosa, secondo me io avrei fatto meglio. E questo mi serve a me, perché mi serve di poter dire ai miei colleghi, quando li dirigo, c'è una scena che non vedrai che succede questo, e ti può essere utile. Quella visione globale indispensabile. Sì, più che altro per un fatto di mestiere, non solo di curiosità mia. Lei è la voce di tante star hollywoodiane. Vorremmo qui analizzare in dettaglio alcuni lavori. In primis Nicole Kidman, l'attrice alla quale lei è legata da un sodalizio voce volto ormai da tanti anni, in The Others 2001. Il colpo di scena finale c'è stato anche per voi al leggio? Non è stato un colpo di scena, ma io non mi facevano leggere il copione, mi davano il copione a pezzi. Per cui sì, è stato, diciamo, tra quei tipi, tra i vari film, questo è stato uno. Però un po' erano temi che erano già stati toccati negli anni precedenti, c'era stato un film Il Sesto Senso, mi pare, insomma un po' uno se lo immaginava. Però sì, ce l'hanno per mantenere lavoro. Quel senso di mistero anche, diciamo, tra voi alle Gio, per non evitare, magari, diciamo. Tra noi alle Gio, io quel film è stato il primo film che ho fatto completamente in corona separata, forse il primo film importante. Mi ricordo tutto di quel film, mi ricordo che erano 10 turni, mi ricordo che avevo un traghetto subito dopo, mi ricordo tutto, anche perché vinsi il provino, perché ero senza voce. Sono delle cose che poi fanno la differenza. Perché io non l'avevo mai doppiata prima, fecero dei provini e avevo una voce molto velata, che evidentemente fu funzionale per chi conosceva il film, perché lei usava un soffiato spinto, difficilissimo, che invece per me è stato facile proprio perché io dovevo spingendo, mi veniva una voce soffiata. E quasi tutto il film me lo sono dovuto un po' tenere questa sensazione di afonia, che poi non era così. E poi la prima volta di fronte a un'attrice che in quel momento era veramente un mostro sacro, ci si inchina, stai lì, e ho imparato tantissimo in quel film. Forse il miglior doppiaggio che ho fatto della Kidman, il primo e il migliore, secondo me. Il secondo ruolo che vorremmo analizzare con lei, della sua carriera, Emily Watson nelle Onde del Destino, 1997, di Lars von Trier. Che difficoltà ha comportato l'interpretazione per un regista così sui generis? La difficoltà soprattutto è stata emotiva, perché a parte il fatto che era forse in assoluto il primo film importante della mia carriera, anche in quel caso avevo vinto un provino, ma mi stavo misurando con un'attrice che fino a quel momento non avevo mai trovato nella mia carriera, che era seppur breve, ma era sempre fatta di prime attrici, belle, classiche, anche in ruoli minori, ma insomma
quel tipo di, la mia voce si incollava a quel tipo di ruolo. E invece lei in quel film è una donna bambina, un po' disturbata, quindi riuscire a capire la mia interpretazione doveva essere quella di un bambino entusiasta e sempre alla scoperta di qualcosa, oltretutto di qualcosa che significava sia l'amore, e il sesso, ma anche poi il dolore, la paura. Insomma, è stata difficile emotivamente e ero molto presa dal ruolo, perché poi c'erano delle non mi viene la parola, delle tematiche che mi colpivano particolarmente. E mi ricordo che poi quando si passa tanto tempo con un attore, davanti a un attore, a coprire con la propria voce anche un verso, un cenno, e si ruba dall'espressione, da quando prende il fiato, da cosa ci si immagina succede quando non è inquadrato, si diventa un po' un tutt'uno. Quando ti capita di andare poi in bagno a lavarti le mani, allo specchio vedi che non è quella la tua faccia ma è un'altra, si rimane anche un momento così. E io mi ricordo che in quel periodo presi la metropolitana, e in metropolitana c'era una bambina, e lì mi ha dato la chiave di come dovevo farla. C'era una bambina che parlava con la mamma e io non riuscivo a sentirla perché erano distanti da me. E così, come una deformazione professionale, pensai che dovevo alzare la cuffia per sentirla, ma perché? E mi si accese questa scintilla che io in quel momento volevo sentire, come quello che diceva quella bambina, perché io stavo doppiando una bambina. E fu una cosa immediata, una cosa istintiva, però mi ha dato la chiave, e da quel momento ho capito quale doveva essere il mio stato d'animo, che non è per niente facile, ma insomma io avevo l'inesperienza che mi ha permesso anche di essere abbastanza ingenua in quella fase, in quel lavoro. È bella questa immagine del doppiaggio come specchio della realtà, della vita, delle emozioni che viviamo, mm-hmm. quasi come se il doppiatore vedesse appunto delle vite che poi sono i film, scorrergli davanti e poi anche nella realtà. Sì, insomma. Sì, sì, sono deformazioni che... Però è la prima volta in tante interviste che emerge, diciamo, questo aspetto da osservatore, però non un osservatore esterno ma interno, quasi come fosse una simbiosi tra attore e doppiatore. Io faccio un gioco con mio figlio che suggerisco di fare a chi vuole iniziare a fare questo lavoro, che noi spegniamo, cioè leviamo l'audio alle volte nei programmi televisivi, e io comincio a doppiare tutti, uomini, donne, con dei discorsi assurdi, insomma, mi prendo un tema, come si prepara la frittata di zucchine, e passo da doppiare un politico, ed è buffissimo, perché deve essere una cosa immediata, ma che ti permette anche di cogliere immediatamente la caratteristica, un po' da imitatori, non tanto da un grande gioco di improvvisazione, però. Terzo ruolo, Uma Thurman in Kill Bill di Quentin Tarantino. Ricorda qualche aneddoto della lavorazione? No, non ci sono aneddoti. Sapevo che stavo facendo un film importante. Anche in quel caso era la prima volta che doppiavo con l'attrice, avevo vinto un provino per l'adesione vocale, perché c'erano delle scene in cui lei parlava in giapponese, e non ci sono aneddoti particolari. So solo c'è che c'è una frase che la rincorreva, c'è una frase famosa. Beh, io mi ricordo la scena delle dita, muovila luce, muovila, quella me la ricordo, perché erano muovila luce, e poi vabbè. Ma poi lì è un film di culto. Poi il secondo ero molto distratta, avevamo appena perso il nostro collega Maurizio Romano, mi ricordo che tutto il secondo io l'ho fatto in trance, non c'erano aneddoti, non mi ricordo niente. Quarto ma non ultimo ruolo che vorremmo analizzare, ma è tra l'altro tornato anche alla ribalta delle cronache cinematografiche, Kate Winslet in Titanic 1997, ma parallelamente anche Revolutionary Road 2008, quindi 11 anni di differenza. Com'è stato tornare a fare coppia con Leonardo DiCaprio dopo 10 anni? Ma intanto me lo auguravo, speravo veramente sarebbe ritornata la coppia del Titanic, anche ovviamente nella versione italiana. E nel frattempo sia io che Francesco Pezzulli ci siamo
affezionati anche per i film, agli attori, e ne abbiamo visto proprio la crescita accompagnati esponenziale, nella loro perché carriera. tutti e due, secondo me, sono dei grandissimi attori. E il Titanic, io non... anche lì, curiosamente, mi rendevo conto che stavo facendo un film che sarebbe diventato importante. Lì c'è stato il colpo di scena, cioè anche lì non mi facevano andare avanti a vedere, non vedevo scene, anche se sapevo come andava a finire la storia, ma insomma tra loro due non immaginavo che lui sarebbe morto, per esempio, mentre lavoravo. E sapere che al cinema È una grande tanti. differenza tra uno e l'altro è che il Titanic noi l'abbiamo fatto tutto insieme, Revolutionary Road, tutto separato. E com'era sapere che poi al cinema, anzi, aver saputo dopo quel grande successo che ha avuto il Titanic al cinema, cioè veramente ragazze che andavano a vederlo 10 volte, anche perché all'epoca 10, io ne sapevo una, non 45, c'era ma io sono internet, non c'era. andata, confesso, ho speso di nuovo i soldi per andare a vedere Per adesso, dire. perché mio figlio non l'aveva visto. E io ero incinta quando ho doppiato il Titanic, lui ha 14 anni adesso, per cui è perfetto, e siamo andati, l'ha sempre visto a pezzi in televisione, siamo andati a vederlo e la sala era piena, piena. Un ciclo che ritorna, insomma, è Sì. come è stato risentirsi dopo 10 anni? Ma allora ero stata molto critica, invece questa volta ho saputo apprezzare molte più cose, non soltanto mie, ma proprio di tutta quell'operazione. Era fatta veramente molto bene. Ancora un tema di attualità, lei ha doppiato Penelope Cruz con accento spagnolo nelle parti di Vicky Cristina a Barcellona e di Woody Allen, che nella versione originale la Cruz recitava invece in inglese. Com'è nata questa caratterizzazione e cosa pensa oggi della Cruz che nell'ultimo film di Woody Allen, A Roma con amore, addirittura recita e si autodoppia in italiano? Ma lei adesso evidentemente l'italiano è diventata la seconda, cioè forse prima che dell'inglese, perché vabbè, sta anche girando Venuto al mondo con Castellitto, ma già Non ti muovere. Lei non è un'attrice facile da doppiare. Per me, mentre Kate Winslet è inarrivabile, ma per la bravura. La Kidman mi viene da farla a occhi chiusi, da una parte mi dispiace perché è quella tra queste che meno mi permette di essere fantasiosa, però evidentemente vocalmente ci somigliamo di più e quindi non mi fa fatica doppiarla. Io, Penelope Cruz, continuo a non riconoscermi legata al suo viso e infatti quando mi è capitato di doppiarla in italiano normale, lì faccio più fatica. Pirati dei Caraibi e Vicky Cristina a Barcellona non è un'imitazione, è una vera e propria imitazione. Ci sono delle scene, la scena in cucina con Bardem, in cui lei litiga e tre quarti dello spagnolo è fatto da me anche. E ci sono dei pezzi di spagnolo, spagnolo, italiano, quindi deve essere proprio una cosa. Lì si tratta proprio di aver fatto un'imitazione e quindi è. Per certi versi è più facile, basta non scadere nel ridicolo, non diventare come l'osso, ma insomma trovare un suono che poi sia appena percettibile. Poi ci sono dei trucchi del mestiere, se un personaggio si presenta e fa ed è immediatamente hola, como estás, poi dopo parla in italiano, tu te lo ricordi che è spagnolo, anche se dopo parla in italiano. Quindi ci sono dei trucchi, degli escamotage per non apparire troppo ridicoli. Anche in Vanilla Sky l'avevo doppiata, scusi per il cappotto, è troppo grande per il suo armadio, e era tutta così. Lì era un po' più buffa, era la prima volta che facevo questa caratterizzazione con lei. Però non ha una voce particolarmente gradevole lei, soprattutto quando passa all'italiano, perché è un po' una forzatura, un po' chioccia così. Spero che abituandosi riesca anche a riportare i suoi toni nella sua sensualità, perché invece è una sensualona di temperamento, insomma deve giocare su quello, forse con una lingua che non è la sua è un po' castrata, come ritengo che sia anche quando fa il film in inglese dove non è richiesta il temperamento spagnolo. C'è una difficoltà in più. Lei ha doppiato un paio di film d'animazione, tra cui ricordiamo soprattutto A Bug's Life per la Disney Pixar, dove ha doppiato la principessa Atta, e Sara in Kenny il guerriero la trilogia e La tela di Carlotta, dove doppiava la protagonista. Quanto è più difficile passare dal doppiaggio di una persona in carne ed ossa ad un cartone animato?
Si hanno meno suggerimenti perché appunto forse ci bisogna ricorrere un po' più all'immaginazione, alla fantasia. Per la natura di attrice che sono io, non sono mai stata utilizzata per fare delle caratterizzazioni, quindi la principessa Atta non mi ricordo chi fosse la voce originale, però per esempio la tela di Carlotta era Julia Roberts, che io non ho mai doppiato, tra l'altro, e per cui era un'attrice una prima attrice classica. Mi sono presa anche una bellissima critica per quel film da Annunziante Valoroso, però vabbè, ha detto cose che bellissime. Non lo so, ci vuole cura, ci vuole attenzione, ma insomma per e non con è i cartoni giapponesi che non c'è l'inglese, non c'è una lingua comunque riconoscibile, ecco, addirittura alcune frasi in giapponese possono sembrare, noi italiani, frasi cattive, d'odio, invece magari sta dicendo sì, ti amo. Ma lì io devo ringraziare di non aver fatto dei grossi errori, perché c'è un mondo di fan del settore, di esperti del settore. Io quando ho doppiato quei cartoni di manga, anime, non sono proprio la mia generazione, cioè io sono arrivata... Io non sono tra quelli che non hanno neanche visto Candy Candy, anche se mi toccava, però io facevo sport e non lo vedevo, per cui io proprio devo ringraziare di non aver commesso troppi errori, perché comunque c'era una grandissima attenzione al doppiaggio di quei film, c'erano dei consulenti che davano il significato di ogni cosa, molto pignoli anche, perciò insomma... Non ne ho fatti tanti, poi soprattutto di serie ho fatto soltanto City Hunter e poi alcune cose, e quello vabbè era un personaggio talmente preciso, ma insomma questi che hai citato tu non meno male che c'erano i consulenti, non lo so che cosa... Beh, sicuramente, ecco, non c'è quell'aiuto che può essere seguire gli occhi dell'attore, no? Certo. Caro vecchio consiglio dei doppiatori più antichi. Vorremmo approfondire un attimo anche il lato televisivo, se è vero che il doppiaggio di oggi è il doppiaggio delle serie televisive, come il doppiaggio più antico era il doppiaggio dei film. Tra le tante partecipazioni abbiamo selezionato due serie che sono ricordate con molto affetto dai fan ancora oggi. Beverly Hills da una parte e Melrose Place dall'altra, in cui ha prestato la voce a Kathleen Robertson e Laura Layton. Che ricordi ha di queste due esperienze televisive? Tra l'altro erano legate, credo, da un filo di trama, cioè un personaggio che passava da Beverly Hills a Melrose e diventava poi, faceva sì che nascesse. Erano serie antiche rispetto a quelle di oggi, cominciavano a essere quelle con tantissime puntate. Io sono entrata in corsa sia in Beverly Hills, molti anni dopo che la serie era iniziata, in Melrose no, quasi subito ero questa, no, un po' dopo, anche lì. Sydney era la sorella della bionda bellissima che doppiava Francesca Fiorentini, arrivò anche lei dopo, quindi già stavo di fronte a delle serie ben avviate e erano tutte e due personaggi negativelli, diciamo, non simpatici, soprattutto Sydney era veramente una mangiatrice di uomini, ma poi arrampicatrice. E quelle serie sono servite per fare amicizia con i miei colleghi. E quanto è cambiato il mondo delle serie dagli anni 90 a oggi? Tra le più recenti delle sue interpretazioni penso da American Horror Story, in cui lei doppia questa, brava, sì, questa cameriera anziana. Sì. Ma a parte le centinaia di polizieschi di tutti i tipi, abbiamo tutte le armi messe in fila, tutti i servizi, tutte le specializzazioni, sono girate molto bene e si ha a che fare con attori molto bravi, ad alcuni personaggi ci si affeziona molto. Io per esempio, se penso alla serie che più mi manca, è Scrubs. Elliot è un personaggio, per fortuna adesso ricompare in Cougar Town quell'attrice e la sto ridoppiando, però insomma sono dei banchi di prova, di allenamento, delle palestre per recitare, molto divertenti, anche perché appunto non hanno i tempi di un film, quindi in fretta si deve raccontare tanto.
Non è che ci sia una grandissima differenza, purtroppo la differenza la fa la tempistica, i tempi di messa in onda e a quel punto proprio la parte, come si dice, la parte pratica del nostro lavoro. Poi artisticamente si è diventati più bravi, bisogna essere più veloci. Non so se questo poi compromette il fatto di non essere più in grado di scavare per trovare altre intenzioni dopo quelle che si hanno immediatamente. Io noto che tanti miei colleghi, forse quelli più giovani, quelli che appunto sono cresciuti anche con le serie, sono immediatamente ti danno un 70%. Se poi vai a sfrugugliare e gli chiedi di raggiungere il 90%, li perdi, e alle volte scendono addirittura un 40%, perché siamo abituati veramente a far buona la prima. Chiara e Async, diciamo, era la vecchia battuta, diciamo, in cui doveva essere la base del doppiaggio, oggi spesso magari è l'arrivo. È diventato sì, sì. Lei ha avuto modo anche di vivere le profonde trasformazioni tecniche, vocali e recitative che si sono determinate nell'arco di tanti anni in questo mondo del doppiaggio. Noi vorremmo sapere invece le trasformazioni colte dalla sua sensibilità di donna e artista nei rapporti umani con le sue colleghe e i suoi colleghi. Per come è organizzato adesso il lavoro, che ci si incontra molto di meno e molto poco, è una festa incontrarsi. Essendo un lavoro che si svolge, almeno no, io sono romana, lo faccio a Roma, e si ha un po' la caratteristica di noi romani di essere subito amiconi e poi però magari assenti quando serve. È una pecca che ho io, che abbiamo tutti, di non cercarci mai abbastanza. Devo dire che non siamo tutti amici, però siamo veramente una famiglia. E quando dico questa cosa che sembra una banalità, non lo è, perché in famiglia ci sono parenti che ami, parenti che non ami, parenti che odi, parenti che non vuoi vedere. Però se succede qualcosa, un senso di forte appartenenza ce l'abbiamo. E io non sono... No, sono stata, mi è stato dato un carattere che ha fiducia di sé, perché alcune cose le ho conquistate, un carattere che non prova rancore, non è diffidente, forse sono magari non sono tanto attenta, forse questa può anche passare in alcuni casi per superficialità, e forse lo è anche, però non difficilmente io nutro per le mie colleghe, o mi è capitato di avere dei rancori legati alla professione. Se ci sono stati altri rapporti tra noi, magari con di mezzo una storia d'amore, allora può essere che ci sono stati periodi, ma insomma quello si entra in un privato che è comune a tutti. Dal punto di vista di lavoro io difficilmente soffro per i successi degli altri, anzi direi proprio di no, perché ne ho avuti io forse anche alcuni meritati, e quindi non mi viene proprio... non difficilmente credo anche a quelli che ci sono tra i più giovani, anche se molti mi dicono ah, come si sgomitano. C'è chi è più attaccato a questo lavoro, c'è chi ha più sicurezza se ha l'agenda piena, c'è chi invece no. Fa parte veramente delle nostre caratteristiche. Non direi che c'è un... non direi neanche che è un ambiente così chiuso, facciamo entrare tante persone con una facilità esagerata. È un lavoro che dà merito a chi ha meriti, ancora. Poi in questo periodo di tempo stiamo passando, insomma, siamo anche noi, viviamo una crisi, viviamo delle trasformazioni, abbiamo più paura, non sappiamo bene qual è l'atteggiamento da avere, cosa è buono, cosa non è buono, se è vero che non ci sono soldi, insomma ci sono tante cose. I rapporti, ripeto, in questo periodo secondo me sono molto condizionati dal fatto che non ci incontriamo spesso, e per cui quando ci incontriamo siamo una valanga, ma una cascata di emozioni, di voglia di raccontarsi, di stare insieme, che sembra veramente quanto ci vogliamo bene. Poi magari è anche un po' tutto ridimensionato, però insomma è questo. E ai tempi belli della colonna non separata, diciamo, per lei è stato più facile confrontarsi con i doppiatori o con le doppiatrici?
Ma sicuramente io sono di natura abbastanza una che cerca di sedurre comunque, e devo sedurre dall'uomo alla donna, e proprio anche questa è una dotazione che mi hanno dato, per cui forse all'inizio con gli uomini è più facile, poi gli uomini sono tutti dei grandi corteggiatori, ah tu qua, là, su, giù, perciò forse immediatamente è più facile stare con i colleghi maschi. Poi è più facile anche per il tipo di ruoli, io se mi accompagno in genere mi accompagno con un partner maschile, però le amicizie ce l'ho nell'ambiente femminile. Ed è una cosa importante, spesso anche le amicizie ovviamente legate al mestiere. Certo, e nella sua lunga attività di doppiatrice ha prestato la voce a tante attrici straniere. Le è mai capitato di doppiare attrici italiane? Sì, mi è capitato, poi c'è stato un momento che ho deciso di non farlo più. Perché, perché ci bisogna avere anche un po' di, permettersi di avere un po' più di rispetto del proprio lavoro e conquistarsi una certa forza economica. E quando io ho iniziato a doppiare la Kidman e per i ruoli con la Kidman iniziavo a permettermi di alzare la cifra economica, mi sono trovata una volta ad andare a fare un turno di una serie, di una fiction italiana, neanche di primissima qualità, e a doppiare una signorina che era lì per altre ragioni, non certo perché aveva fatto studi da attrice, e mi sono sentita che non era giusto che questa signorina parlasse con la voce che poi è la voce della Kidman per alcuni. Tutto quel bagaglio culturale, di esperienza. Proprio per rispetto a me, quando poi devo andare a chiedere i soldi per la Kidman, mi sentivo che non era tanto giusto. Ho doppiato anche attrici vere italiane, però poi a un certo punto appunto ho stabilito che non l'avrei più fatto, anche perché ci sono delle colleghe italiane bravissime che potrebbero fare le attrici, no, non dico io, perché insomma, quando io ho doppiato Anna Falchi non avrei potuto fare io il ruolo che faceva lei, però forse una bella ragazza che aveva studiato e che si era... Poi stiamo parlando pure di una che, anzi, neanche tanto male, voglio dire, non certo straordinaria, però non era nemmeno l'ultima. Insomma, poi ce ne sono stati di peggiori, però ecco, ritengo che fosse più giusto, magari ci sono tante belle donne italiane e adesso proprio non mi va proprio più per niente di farlo, per cui... Una scelta professionale coraggiosa ma importante. E con lei abbiamo la possibilità di affrontare un discorso altrettanto importante. Lei, pur essendo giovane, ha molti anni di esperienza alle spalle. Com'è cambiato appunto il mondo del doppiaggio da quando è iniziato? Proprio dai suoi esordi. Allora, io non ho iniziato bambina. Io ho circa quasi 30 anni di esperienza, però io ho iniziato a 14 anni i primi turni, poi ho iniziato a lavorare un po' di più quando ne avevo 20, per cui insomma diciamo sono quasi una trentina di anni. Ma è cambiato perché è cambiata, sono cambiate la tecnica, è cambiato gli strumenti. Io ho iniziato che c'era ancora la pellicola, poi è stato molto veloce il passaggio dalla pellicola al VHS e dal VHS al DVD. È stato un trauma perché proprio siccome appunto è un lavoro che si fa anche di immediatezza, di improvvisazione, anche per quello che vedi il DVD ha dei tempi talmente rapidi che c'è stato un momento, io mi ricordo che comunque anche Peppino Rinaldi ha lavorato col DVD e mi ricordo lo smarrimento in sala reciproco, perché anche era difficile per lui ma era difficile anche per me, poi forse noi ragazzi apprendevamo con più velocità, ma insomma è stato traumatico, quindi è cambiato da questo punto di vista e è cambiato anche nel modo di recitare, perché sicuramente sono cambiate le serie, adesso il grosso del lavoro è fatto da ragazzi, da adolescenti, da teenager, forse è un po' tutto più trasandato, ma proprio perché è richiesto da un mercato così. C'è crisi nel doppiaggio e se c'è crisi come fa a coniugarsi con
la sempre più frequente richiesta di giovani di poter accedere alle sale, di poter fare scuole, di poter fare questo mestiere. C'è una domanda impressionante di... anche i ragazzi ci scrivono, ci mandano curriculum. Ma questa è una cosa che io mi chiedo, perché quando uno ha 20 anni, secondo me deve desiderare di fare l'attore, non il doppiatore, a meno che non l'ha vissuto, come mi è capitato a me, insomma, o a meno che non ci sia già trovato. Probabilmente si è un po' mitizzato questo mestiere, poi è chiaro che è molto affascinante per chi lo subisce all'inizio, poi insomma. La crisi c'è, perché c'è la crisi è mondiale, quindi è chiaro che interessa tutti i settori. La distribuzione del lavoro è cambiata e non va a beneficio di tutti, ma solo di alcuni, di società che dispongono di alcuni mezzi che altre non hanno. Però questo è un discorso un po' troppo tecnico e forse non sono neanche tanto capace di farlo. La crisi che si sente in questo ambiente, come credo in tutto il mondo, è una crisi proprio di etica, di morale, di modi. Quando ci sono dei professionisti seri si rispettano i ruoli, quando cominciano a esserci nelle maglie di una distribuzione del lavoro, ma di una catena di montaggio, qualche elemento diciamo corrotto, non nel termine che sentiamo oggi, ma con una falla o corruttibile, poi tutta si allenta. Oggi la crisi è più etica, morale, in generale. E si riflette anche nel doppiaggio. E si riflette anche in questo ambiente. Chiara, noi la ringraziamo di questo suo contributo al nostro ciclo di interviste, di averci aiutato, come dico sempre, ad aprire una finestra sulla vostra carriera, ma anche sulla vostra vita, sulle vostre passioni, le vostre emozioni e anche le emozioni che voi poi trasmettete al pubblico con le vostre interpretazioni. E proprio il pubblico, a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio, chiediamo di mandare un saluto. Intanto guardo te e saluto te e ti ringrazio di questa intervista, di questo clima sereno, di queste domande intelligenti. E poi saluto tutti anche i colleghi che vedranno questa intervista, perché io le ho viste quelle degli altri e diciamo io quando la farò sono contenta. E saluto tutto il pubblico, spero di essere tra quelli che uno ricorda e che regalano delle emozioni, perché comunque insomma alla fine fa piacere. E cosa posso augurare? Soprattutto a quelli che guardano queste interviste sperando di iniziare una carriera. Io sono un esempio di quelli fortunati, perché io l'ho iniziata più per l'ho ereditata, ma come ogni cosa preziosa che si eredita bisogna averne cura per lasciarla meglio di come la si è trovata. Baci!